comunità energetiche rinnovabili cittadine si parte dal quartiere San Francesco Stazzone. Perché la comunità energetica poi è molto importante? È perché fa in modo che gli impianti che noi costruiamo comunemente, o che sono messi in vari luoghi, o uno per tutti, o due o tre per tutti quanti, l'autoconsumo è collettivo. Quindi arriviamo a autoconsumare il massimo possibile da quell'impianto. Quindi che cosa succede? Che anche in questo caso usiamo poco la rete, perché tutto avviene in questo elemento di scambio. Nasce così la prima comunità energetica a Caltanissetta. Ieri l'incontro con i rappresentanti di Ecofuturo Ecologia, i rappresentanti del comitato di quartiere e dell'amministrazione comunale all'Istituto Signore della Città. La progettualità è durata più di 2 anni e mezzo. Diciamo che siamo ripartiti pressoché un paio di mesi fa, 2 o 3 mesi fa, per portare qui finalmente la nascita della prima comunità energetica. Non vogliamo essere sempre il solito fanalino di coda. Diciamo che questa volta abbiamo l'opportunità e la possibilità di essere tra i primi in Sicilia. Abbiamo coinvolto immediatamente anche l'amministrazione che ha risposto prontamente, tant'è che insomma, ci siamo prodigati e stiamo già collaborando. Proprio sul tetto dell'istituto verranno collocati i primi pannelli fotovoltaici e l'energia prodotta dai pannelli sarà poi convogliata nella cabina del quartiere, che diventerà bene comune. Il progetto si apre a tutti i privati e a chi vorrà seguire questo esempio. Questo è un giorno molto importante perché grazie al Comitato San Francesco Stazzone inizierà un'attività per la realizzazione in modo pratico di una comunità energetica qui sul territorio comunale di Caltanissetta. Il Comune è molto attento a questa problematica perché consente di sviluppare la produzione di energia in modo diffuso anche tra gli utenti che non hanno la possibilità di realizzare impianti sui propri tetti, eccetera. La parte che farà il Comune sarà quella di individuare dei siti. Stiamo già lavorando con l'ufficio per individuare dei siti come parcheggi o altro da mettere nelle disponibilità di chi vorrà realizzare comunità energetica utilizzando appunto questi spazi per realizzare appunto impianti da poi mettere a disposizione della comunità stessa.